Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi volevo parlarvi di un drone che veramente mi ha lasciato a bocca aperta. È un drone fantastico, un Mini Mavic Pro 2. A parte l'aspetto estetico che veramente riproduce appieno il Mavic Pro 2, come vedete, ed è già fighissimo quello, anche la fotocamera davanti è fatta come quella del Mavic Pro 2, ma la cosa bella che, oltre alle dimensioni ridottissime, vola da Dio ragazzi, è spettacolare, sono rimasto veramente sbalordito quando l'ho fatto volare, veramente eccezionale. Ragazzi, guardatelo aperto, questo è un Mini Mavic Pro 2, pesa solo 110 grammi con le batterie. Dietro abbiamo i LED che ci indicano lo stato di carica della batteria, quindi vediamo anche i LED che scendono man mano che utilizziamo il drone. E la cosa bella è che vola veramente veramente bene. Ovviamente nella confezione troviamo il suo radiocomando, che dopo andremo a vedere da vicino le funzioni che ha e diciamo come si comporta con il suo radiocomando. Poi all'interno della confezione, che è questa ragazzi, poi vi lascio il link di GearBest in descrizione con anche il coupon sconto per acquistarlo, perché ragazzi è veramente eccezionale, costa meno di 50 euro. Questa è la versione, vedete ragazzi, aspetta che trovo, ok, è la versione a 1080p, esiste a 480p, a 720p e a 1080. Questa è la versione a 1080 e devo dire che anche i video per il suo prezzo non sono niente male, li registra nello smartphone, non ha diciamo un alloggio della micro SD, però devo dire che anche il video veramente è ottimo, devo dire, cioè l'ha portato ovviamente al suo prezzo, si comporta davvero bene anche la fotocamera, cioè mi ha veramente lasciato a bocca aperta in tutto. Anche l'applicazione è semplicissima, perché se vogliamo lo possiamo utilizzare ovviamente con la sua applicazione, o se no anche solo con il suo radiocomando. Quindi se vogliamo registrare video usiamo l'applicazione, altrimenti se non ci interessa registrare video possiamo decollare e volare tranquillamente solo con il suo radiocomando, che è comunque ben fatto, molto carino nel design. Questo è l'alloggio ovviamente per lo smartphone, poi lo guardiamo più da vicino. Adesso volevo farvi vedere cosa c'è nella confezione. Allora, nella confezione troviamo il manuale di istruzioni in inglese e cinese, però è talmente semplice, poi è pieno di figure che ci fanno vedere tranquillamente tutto senza che c'è neanche bisogno di leggere, quasi praticamente, comunque inglese e cinese. Abbiamo i paraeliche ammortizzati, belli morbidi, quindi se vogliamo in casa li mettiamo, perché comunque è un drone che vola benissimo in casa. Io l'ho usato in casa con poca luce e il sensore sotto, diciamo la fotocamerina che c'è sotto, che è quella che poi lo tiene stabilizzato, anche con poca luce gli danno un overing, devo dire, veramente ottimo. Ragazzi, io di questo drone non ho trovato per adesso difetti, davvero davvero spettacolare. Ovviamente non si può volare fuori col vento, si può volare fuori in una giornata come oggi dove non c'è un filo d'aria, se ci fosse vento è un po' come il Tello, però in una giornata come oggi si può volare tranquillamente. I motori sono a spazzole ovviamente, perché comunque per il costo che hanno non è che si può pretendere che abbia anche i motori brushless. All'interno sempre della confezione troviamo un altro sacchetto con le istruzioni dell'applicazione, le eliche di ricambio 2, un cacciavite per sostituirle e un cavo USB, micro USB, per ricaricare le batterie, che le batterie possiamo ricaricarle lasciandole sia attaccate al drone che sfilandole, perché comunque la presa USB, o meglio la presa micro USB, è qua dietro, quindi basta tirare qua sotto e queste sono le batterie da 1200 mAh. Allora, per quanto riguarda il drone, le plastiche sono molto carine, cioè è leggero, quindi dà la sensazione di non esserci niente, è piccolo, però di un livello, secondo me, uno dei migliori che ho provato in queste dimensioni e comunque con una fotocamera da 1080p. Vi lascio il link perché secondo me ragazzi, in una situazione tipo se andate a un parco con un bambino o in posti del genere, un bambino con questo si diverte da morire ragazzi. Ovviamente viene dato per 100 metri di distanza, però vabbè, anche no, nel senso che anche se ci dovesse andare un drone così piccolo e leggero, magari a 100 metri è inutile farlo andare. Poi per il resto ragazzi è fantastico. Adesso vi faccio vedere il radiocomando,
Allora, nel radiocomando abbiamo ovviamente il tasto questo che è quello del decollo, quindi schiacciando il drone decolla. Poi abbiamo il tasto questo reset che sarebbe quello che fa la calibrazione, quindi lo dobbiamo andare a mettere su un piano tipo un tavolo o il pavimento e schiacciamo questo tasto e fa la calibrazione. Dopo vi faccio vedere come fare. Poi abbiamo questi quattro tasti che vanno a regolare il trim, destra, sinistra, avanti, indietro. Abbiamo questo tasto che praticamente lo mette in modalità, in cui lui non ha un davanti e un dietro, nel senso che, praticamente è sempre un davanti o sempre un dietro, nel senso che anche se è così, se noi tiriamo la levetta in su, non andrà indietro, ma verrà sempre verso di noi. Il tasto stop, che è il tasto d'emergenza, nel senso che cliccando questo tasto il drone si spegne, precipita. Comunque è un tasto da utilizzare in caso il drone avesse qualche malfunzionamento o ci troviamo in un momento di stato di panico perché sta succedendo qualcosa, clicchiamo e questo si ferma. Poi abbiamo i due tasti qua, questo tasto speed che lo mette in modalità lenta o in modalità veloce, quindi in base se lo vogliamo usare per imparare, quindi o farlo usare a un bambino lo mettiamo in modalità lenta, se vogliamo fare riprese video lo mettiamo in modalità lenta, se vogliamo divertirci come dei dannati lo mettiamo in modalità veloce. E basta ragazzi, il radiocomando è qua, all'interno ci vanno tre stilo, ovviamente quelle non sono incluse, ci si mette tre stilo ma durano ovviamente una vita perché nei radiocomandi le batterie ha voglia consumarle, a meno che ce lo dimentichiamo acceso. Quindi adesso secondo me basta chiacchierare su questo bello brutto quello che è, perché adesso voglio proprio farvelo vedere funzionare. Vi faccio vedere come fare la calibrazione e come fare l'accoppiamento del radiocomando al drone. È una stupidata, ragazzi. Allora, accendiamo il radiocomando, accendiamo il drone col tastino che c'è dietro. Vedete che si sono accesi tutti i LED e la batteria vuol dire che è carica. A questo punto dobbiamo accoppiare il radiocomando con il nostro drone, quindi levetta in avanti, levetta indietro e avete visto che i LED non flashano più, quindi adesso il drone è accoppiato con il radiocomando, quindi adesso sarebbe già pronto a decollare. Però possiamo fargli una calibrazione che non fa mai male, però ricordatevi che sia l'accoppiamento del drone a radiocomando che la calibrazione va fatta su un qualcosa di piano, quindi o il pavimento o un tavolo. Quindi andiamo a schiacciare il tasto reset, vedete che flashano. E a questo punto il drone ha fatto la calibrazione, quindi lui si è calibrato ed è pronto a volare nel massimo delle sue prestazioni. Quindi ragazzi, adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a far volare questo ragazzo fantastico Mini Mavic Pro 2 Global Drone. Vi lascio il link in descrizione di Gearbest per acquistarlo perché ragazzi, questo spacca veramente. Non è solo bello esteticamente, ma vola anche come un Mavic Pro 2, o meglio, ci prova. Quindi ragazzi, andiamo a volare. Allora ragazzi, siamo pronti, andiamo ad accendere il radiocomando, andiamo a accendere il drone, quindi andiamo a accoppiare il radiocomando, quindi abbiamo accoppiato quello, andiamo a accoppiare anche il telefono al wifi del drone, così abbiamo anche l'utilizzo dell'applicazione. Ok, quindi andiamo nelle impostazioni wifi, ecco questa è la rete wifi del nostro piccolo Mavic Pro 2. Io lo chiamo così perché non riesco a chiamarlo con un altro nome perché è troppo uguale. Poi anche il discorso della fotocamera che è fatta con la stessa forma è incredibile. Ah, la fotocamera è regolabile, ragazzi, manualmente, ma è regolabile. Siamo pronti, andiamo ad aprire la sua applicazione che si chiama Akfan. Vedete, anche qua possiamo andare a fare calibrate o start. Ovviamente la calibrazione l'ho già fatta prima. Possiamo andare a fare start. E a questo punto vedete che la sua fotocamera è già pronta ad inquadrarci. Decolliamo. Ecco, ragazzi, guardate che bello che è. È bellissimo. È bellissimo, è silenzioso, non ha un rumore forte. Adesso vediamo che mi sta registrando, credo. Ah, ha deciso lui di farmi una foto, quindi andiamo su video e proviamo a registrare un video, così abbiamo anche l'idea della qualità della fotocamera, che è fatta esteticamente come quella di un Mavic, ma non è quella di un Mavic. Però potete farvi un'idea di come si comporta questa fotocamera. Guardate che bello che è, eh?
Adesso lo provo a cambiargli la velocità cliccando il tasto speed a sinistra del... Lui adesso è in modalità super veloce. Infatti sale in maniera molto più veloce rispetto a prima. Adesso lo rimetto in modalità... Adesso l'ho rimesso in modalità lenta, perché almeno è un po' più tranquillo da utilizzare. Metterò anche le immagini di quello che sta registrando nel telefono. Quindi che dire ragazzi, guardate l'overheading, comunque si muove appena appena, ma sta fermo in quel raggio di 20-30 cm, cioè una cosa per un drone così piccolo, anche perché c'è un po' d'aria, vedete le foglie che si muovono, adesso c'è un po' d'arietta rispetto a prima, però è divertentissimo ragazzi. Poi guardate com'è silenzioso, le batterie durano circa 10-13 minuti, devo dire che è divertente ragazzi. Se volete un drone per divertirvi senza spendere tanto, e volete solo divertirvi o far divertire i vostri figli, questo è il drone ideale. Piccolo, super portatile, è veramente veramente bello. Adesso proviamo a fare una foto, proviamo a farne un'altra. Ok, poi come vi dicevo prima ragazzi, c'è il tasto stop, che è quello che lo fa spegnere, così se lo dobbiamo, diciamo, interrompere il volo perché sta succedendo qualcosa, sta andando contro qualcosa o sta comunque ci sta sfuggendo di mano la situazione, andando a premere il tasto stop il drone precipita. E avete visto che il drone caduto, vabbè, qua tanto il drone è leggerissimo, qua c'è l'erba, non succede niente, nel senso non è che il drone si va a guastare, però è una cosa utile, perché in certe situazioni magari è meglio farlo precipitare che magari andare addosso a qualcuno o a qualcosa. Quindi adesso aspettate che ripartiamo. Però ragazzi, diciamo che la modalità per spegnerlo ovviamente non è il tasto stop come vi ho fatto vedere, ma è prenderlo da sotto, girarlo e lui si spegne. Ok ragazzi, questa video recensione in cui vi ho fatto vedere questo fantastico global drone richiudibile con l'aspetto di un Mavic Mini Pro 2 è finito. Quindi cosa dire ragazzi, questo drone merita tantissimo, acquistatelo perché merita davvero, è un drone portatile, richiudibile, con un aspetto estetico che merita tantissimo perché ricorda quello del DJI Mavic Pro 2, ha una batteria che dura dai 10 ai 13 minuti, ha il suo radiocomando dedicato, la sua applicazione dedicata, ha una fotocamera in Full HD e costa meno di 50 euro. Quindi ragazzi, mi raccomando, se questo drone fa il caso vostro, acquistatelo perché è un drone che merita davvero tanto per vostro figlio, per voi è stra divertente. Se volete acquistare un drone per divertirvi, questo assolutamente fa al caso vostro. Quindi se questo video in cui vi ho fatto vedere questo Mini Mavic Pro 2 in azione, come si comporta, come vola e diciamo com'è esteticamente, che poi è il suo punto forte, che è già anche la fotocamera con l'aspetto di quella del Mavic Pro 2, tanta roba. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube. Ci vediamo nei prossimi video, voli o test, ciao!